Buonasera a tutti e bentornati alla Scienza in un bicchiere. Oggi parleremo di teoria dell'evoluzione. Tutti l'avremmo un po' studiata a scuola, ma probabilmente una versione un po' attempata ormai e approssimativa. Credo che ci sia un'idea diffusa che si sia ancora fermi con la giraffa che allunga il collo per mangiare le foglie. Questa sera vedremo invece come le ricerche per quanto riguarda l'evoluzione dei viventi sono ancora ricerche di frontiera per le scienze biologiche, che adesso si avvalgono dei contributi che provengono da vari campi della genetica, microbiologia e così via. L'ospite di questa sera è il dottor Giuseppe Fusco, del ricercatore dell'Università di Padova, e qui adesso lascio la parola così si potrà aggiornare. Grazie. Allora, grazie dell'invito intanto. Mi sentite? Non c'è bisogno di microfono, sono abbastanza vicini. E sì, ho visti un po' i temi insomma, che affrontate in questo ciclo di incontri di Scienza in un bicchiere. Per certi versi il tema che affronteremo così questa sera è diciamo, abbastanza ampio, anche se in realtà cercherò di stringere e di mettere a fuoco soltanto alcuni aspetti particolari. Siamo resistiti al primo attacco. Mortificato. Allora, per chi non lo sapesse, ecco, la scolopendre sono questi animali qua. Parleremo di scolopendre, ma non soltanto, insomma, il titolo così, allude alle scolopendre perché sono tra i più noti tra gli animali a molte zampe, ma non parleremo solo di scolopendre. Allora, tanto per cominciare molto velocemente, in proprio 4 minuti, la storia della teoria dell'evoluzione. L'evoluzione nasce, va bene, se vogliamo essere molto sintetici, con Darwin, con la pubblicazione dell'Origine delle Specie, 1859. Abbiamo festeggiato il 150 anniversario pochi anni fa. E questa ovviamente è una teoria che ha avuto la sua storia, 150 anni sono molti per qualsiasi disciplina scientifica e in particolare per la biologia, tuttavia questa diciamo così, ancora un nucleo importante della teoria. La teoria continua a chiamarsi teoria darwiniana dell'evoluzione biologica perché diciamo che i tratti essenziali della teoria non sono cambiati in questo tempo. Ed è un diciamo, elemento importante della teoria perché rappresenta il passaggio delle idee di trasformazione dei viventi che esistevano pure anche prima di Darwin, entrano con Darwin nel dominio della ricerca scientifica. Il processo di cambiamento evolutivo, il cambiamento dei viventi nel corso delle generazioni è un processo naturale, senza scopi, senza obiettivi, non è portatore di una morale, non è guidato, non è diretto da... È possibile passare un po' la musica? Ah sì, mi sono dimenticato di... E non è guidato da nessuno, non ha obiettivi più specifici di quelli che possono avere l'acqua e il vento nel modellare il Gran Canyon. E cosa dice in essenza la teoria dell'evoluzione? Beh, due cose. Dice che le specie cambiano nel tempo, vabbè, se noi pensiamo schematicamente il tempo che scorre dal basso verso l'alto in questo grafico, una specie ancestrale che nel corso del tempo si trasforma da una forma primitiva a una forma attuale che vediamo nell'orizzonte più in alto. Magari lo fa a seguito di cambiamenti che avvengono nell'ambiente con cui si confronta. Ma c'è un'altra dimensione del cambiamento evolutivo, le specie si moltiplicano nel tempo, è una stessa specie ancestrale, quel pallino tondo viola, più specie discendenti possono avere origine. Quindi le specie si trasformano, si moltiplicano, si estinguono e questo può avvenire ancora una volta magari in conseguenza dei cambiamenti ambientali o al cambiamento dell'ambiente in cui uno dei due discendenti di un'altra specie si evolverà. Queste sono le dimensioni del cambiamento, cosa cambia nel tempo? Stiamo parlando di tempo geologico, va bene, milioni di anni, decine, centinaia di milioni di anni. Cosa fa cambiare? Qual è il motore di questo cambiamento? Beh, ce ne sono diverse di forze, ma quella più interessante, più particolare, qui la giraffa torna ancora, è quella che viene chiamata selezione naturale, che è un principio molto semplice, è una forma di successo riproduttivo differenziale. In ogni popolazione ci sono individui che hanno prestazioni migliori nel
riprodursi, cioè hanno più figli, hanno più discendenti di altri individui, e i caratteri che questi individui portano avranno maggior facilità di ritrovarsi con maggior frequenza nelle generazioni successive. Poiché questi caratteri di idoneità a sopravvivere e riprodursi in un certo ambiente sono fondamentali per la riproduzione stessa, le popolazioni, in virtù di questo differenziale nel successo riproduttivo, cambiano nel tempo. Questo era il 1859. La teoria fa un notevole balzo avanti nei primi anni, diciamo nella prima metà del secolo scorso, 30-40. C'è l'incontro tra, diciamo così, la teoria dell'evoluzione e le leggi della genetica di Mendel, che erano state scoperte molto tempo prima, ma che hanno avuto bisogno di un po' di tempo perché entrassero attraverso quelli che sono i modelli della genetica di popolazione a rigore nei modelli del cambiamento evolutivo. La teoria diventa una teoria più solida, più matematica, con capacità predittive più avanzate, e sostanzialmente quello che entra, che Darwin non aveva potuto dire, è in cosa consiste, cioè quali sono le caratteristiche degli organismi che consentono la trasmissione ereditaria dei caratteri. Beh, in buona sostanza, quello che la sintesi dice è che gli organismi trasmettono i loro caratteri perché questi sono in qualche modo codificati, diciamo così, in lunghe molecole che si trovano nelle cellule di ogni organismo, e che è il DNA. Quindi la genetica, il DNA, i geni, diventano i depositari della, diciamo così, i responsabili della trasmissione ereditaria. Questa è la versione standard, se volete, della teoria dell'evoluzione, quella che trovate ancora nei libri di testo, quella di cui si discute ancora nei giornali o cose di questo genere. Tuttavia, la biologia è cambiata molto anche negli ultimi 60 anni. Adesso, diciamo così, il modo che abbiamo per indagare la biologia dei viventi fa forza su tecnologie che non erano disponibili fino a qualche anno fa. Nascono nuove discipline, una genomica evolutiva, lo scritto in inglese perché è più moderno ancora, no? Una evoluzione molecolare, una evoluzione dello sviluppo. Queste sono tutte quante fotografie che mostrano che possiamo sequenziare, cioè avere una conoscenza precisa del sequenza del DNA di un organismo, possiamo ricostruire le trasformazioni di molecole, avere dei modelli che ci raccontano nel dettaglio la struttura di diciamo così, porzioni piccolissime della materia, e possiamo vedere dal vivo quello che vedete in basso a destra: è un embrione di Drosophila colorato in maniera opportuna. Ciascuna pallina sono nuclei di questo embrione che si sta formando, e diversi colori sono una reazione di quei tessuti a dei coloranti speciali che mettono in evidenza quali geni si stanno esprimendo in quel momento, in quell'embrione. Geni che determineranno le sue trasformazioni future. Da quell'embrione uscirà una larvetta di Drosophila, va bene, un vermiciattolo bianco di quelli che si trovano ogni tanto sulla nostra frutta, se ce la dimentichiamo. E siamo arrivati ai nostri giorni. Questa è una teoria sostanzialmente soddisfacente, ma ci sono delle inquietudini. C'è qualcuno che pensa che la biologia sia andata così avanti, si sia così trasformata, che l'impianto della sintesi moderna non sia più adeguato, va bene, per rappresentarla. E quindi qualcuno comincia a parlare di una, diciamo così, nuova sintesi estesa. Non è un'opinione condivisa dal 100% degli specialisti o dei cultori della materia, è una, diciamo così, una versione della teoria ancora in costruzione per certi versi, però possiamo tratteggiare molto facilmente, molto velocemente, di cosa si tratta. Allora, questo è il nucleo, va bene, della teoria darwiniana, che non è stato sconfessato dalla teoria, no? Variazione, ereditarietà e selezione naturale. Nella teoria di Darwin non si dice però cosa garantisce l'ereditarietà, o non si dice l'origine e la, diciamo così, la, come si origina e come si mantiene la variazione tra gli individui, che è la materia prima su cui può esercitarsi la selezione naturale. E qui entra, se vogliamo, un guscio ulteriore, che è quello della sintesi moderna, quello degli anni della metà del secolo scorso, come si diceva, dove vengono precisate alcune cose. Entrano la genetica di popolazione, l'ereditarietà mendeliana, si comincia a parlare in maniera più
precisa di speciazione. Bene, ecco, c'è per qualcuno bisogno di estendere ulteriormente questa disciplina. Queste altre voci che trovate nella corona più esterna sono diciamo linee di ricerca, sono concettualizzazioni del processo evolutivo che sono come satelliti, no? Intorno a questo nucleo più solido della teoria standard, come l'ho chiamata, e stanno cercando di integrarsi in questa nuova, dimensione. Non ha molta importanza, insomma, adesso che commentiamo ciascuna di queste voci, io vi presenterò soltanto uno di questi. Quello in alto, va bene, si vede un po' malino, ma insomma si è scritto Evodevo. Adesso quello che vi racconterò questa sera è in che modo Evodevo sta cercando di entrare, integrare, completare e rendere più esplicativa la teoria dell'evoluzione. Allora, cominciamo con un problema pratico. Allora, questi sono animali di cui ci occupiamo nel nostro laboratorio, insieme ad altri. Sono dei piccoli artropodi, diciamo, parenti di insetti, ragni, scorpioni, granchi. E anche, nonostante abbiano questo aspetto così vermiforme, non sono lombrichi. Hanno le zampe, hanno una cuticola rigida, antenne. Vivono nella lettiera, vivono nei suoli forestali di tutto il mondo. E se fate una passeggiata qui sul Grappa, insomma, e fate un po' di attenzione a quello che si muove tra le foglie secche, potreste vederle anche voi. Ce ne sono diverse specie che vivono qui sulle nostre tre alte. Bene, questo gruppo è un gruppo abbastanza diversificato, si tratta di circa un migliaio di specie, ce ne sono di più lunghe, di più corte, di grandi, di microscopiche. Le più piccole sono, gli adulti sono meno di un centimetro di lunghezza, le più grandi arrivano a quasi a 20 centimetri di lunghezza. Ma soprattutto c'è una grande varietà, ma una grande variazione nel numero di moduli, di segmenti che compongono il corpo. No? Ogni modulo, apparentemente, ogni unità porta un paio di zampe, un paio di aperture respiratorie, si chiamano spiracoli, all'interno troviamo un ganglio nervoso, cioè una sorta di struttura che si ripete, e il numero di elementi può cambiare da 27 a 191 in tutto il gruppo. Però c'è variazione anche dentro le specie, alcune specie sono molto variabili nel numero di paio di zampe, e c'è differenza tra i sessi. Generalmente in quasi tutte le specie le femmine hanno un paio di segmenti in più dei maschi corrispondenti. Tuttavia c'è una cosa molto strana. Questa enorme range di variazione non è un range continuo, è occupato in maniera estremamente discontinua. Si osservano soltanto centopiedi zoofilomorfi con un numero dispari di paia di zampe. Andate a raccogliere strigamie qui sul Grappa e troverete individui con 41, 43, 45 paia di zampe, 47 paia di zampe, non li troverete mai con 44, 42 o con 40. E questo è sorprendente, specialmente se pensiamo a quelli ancora più lunghi, insomma, no? I mantari. Questi qui hanno 157, 159, 161 paia di zampe, ma non se ne trovano con 160 o 161. È difficile pensare che ci sia una spiegazione in termini di selezione naturale. Cioè che il motivo per cui questi animali non esistono, non si trovano in natura, è perché per qualche motivo sono meno idonei a fare quello che fanno i loro fratelli con un numero dispari di paia di zampe. Sembra che il problema sia da qualche altra parte, sembra più ragionevole pensare che il problema sia da qualche altra parte. Cioè, in altre parole, questi individui con un numero pari di paia di zampe non arrivino mai ad affacciarsi al mondo reale, dove la selezione naturale può decidere se sono idonei o meno. Cioè che non vengono mai prodotti, tra virgolette. E questa effettivamente è la risposta. Che credevo di avere qua la diapositiva. Vediamo un attimo se ho sbagliato qualcosa. No, vabbè, ve la mostro dopo. La risposta è che c'è qualcosa nel sistema di sviluppo, e dopo semmai dimostrerò una diapositiva su questo, che fa sì che il modo in cui si generano i segmenti consenta esclusivamente la produzione di coppie di moduli, così che la variazione è soltanto di due in due. Allora, questo tipo di forme mancanti, no? Delle cose che uno si aspetterebbe di vedere in realtà non trova, e si fa fatica a spiegarle con la selezione naturale, ma si spiegano più facilmente se mettiamo insieme due diciamo, dinamiche di cambiamento, due discipline della biologia che hanno per molti anni viaggiato in maniera indipendente, la teoria dell'evoluzione
come le specie cambiano attraverso le generazioni, e la biologia dello sviluppo, come gli organismi cambiano nel corso del loro ciclo vitale, dall'uovo al giovane, alla larva, all'adulto. Cosa vuol dire mettere insieme queste due cose? Beh, vuol dire che se questa è la versione tradizionale della teoria dell'evoluzione, le specie cambiano nel tempo e si moltiplicano, si diversificano nel tempo da un comune antenato, va bene, attraverso un processo di cambiamento, questi colori che cambiano, di diversificazione, questo è l'antenato, diciamo, degli insetti. Oggi abbiamo farfalle, coleotteri e cimici. Beh, l'idea di Evo-Devo è che quello che cambia nel tempo non sono, diciamo così, la biologia degli organismi, che spesso si tende anche troppo a focalizzare su quello dell'adulto. Quello che cambia è il loro ciclo di sviluppo. Cioè, quello che dovrebbe spiegare la teoria dell'evoluzione non è come si è passati da un primitivo insetto alla varietà di insetti che vediamo oggi, ma come un ciclo biologico, un ciclo di sviluppo che produceva un insetto primitivo si è trasformato in tutte queste dinamiche di sviluppo che sono quelle che vediamo oggi. Per tornare al discorso, se volete, della giraffa, la questione non è capire come nel corso delle generazioni da un animale che aveva un collo lungo come quello di una zebra ci siamo trovati con un animale con un collo lungo 3 metri. Ma com'è possibile che un processo di sviluppo che da una cellula uovo produceva un animale con un collo così corto, siamo passati a un processo di sviluppo che da una stessa cellula uovo produce un animale, genera un animale, sviluppa un animale con un collo di quasi 3 metri. Allora, come si lega questa prospettiva Evo-Devo alla teoria dell'evoluzione? Beh, l'impianto, dicevamo, no, della teoria dell'evoluzione è rimasto quello di Darwin. Ci sono 3 ingredienti principali. Ci deve essere variazione, gli individui devono essere diversi l'uno dall'altro. Le caratteristiche di questi organismi questi individui devono essere in qualche misura ereditabili. E poi c'è un processo, ci deve essere un meccanismo, ci deve essere qualche ragione, qualche caratteristica nell'ambiente che fa sì che alcuni si comportino dal punto di vista del successo riproduttivo meglio di altri, un differenziale di riproduzione. Darwin aveva capito tutto quanto, insomma, ha spiegato molto bene la selezione naturale, dell'ereditarietà non aveva cercato di occuparsi, non l'aveva fatto in maniera sostanzialmente inventandosi una teoria ad hoc che è risultata fallace, e di variazione non si era preoccupato più di tanto. Perché? Perché la variazione c'è, basta che ci guardiamo in faccia qui, no? Non c'è. Qual è il problema con la variazione? No? Serve variazione perché la selezione naturale possa scegliere un individuo piuttosto che un altro, ma la variazione la vediamo nei ranuncoli di un prato, la vediamo tra le rane di uno stagno. Non c'è bisogno di andare a ragionare, insistere o a studiare in maniera particolare la variazione. Evo-Devo è di opinione diversa. La variazione ha un suo ruolo. Anziché avere un ruolo soltanto permissivo, cioè è necessario che ci sia variazione per avere selezione naturale, nella prospettiva Evo-Devo la variazione ha un ruolo istruttivo. Il modo in cui si genera la variazione, il modo in cui si mantiene la variazione, condiziona le varianti che vengono messe a disposizione dalla selezione naturale, e quindi la variazione stessa, la produzione della variazione stessa, può condizionare il cambiamento evolutivo. Ecco quello che pensavo di aver messo poche diapositive più in su, questa storia dei 100 piedi con un numero dispari di pari di zattero. Questo era quello che pensavano gli studiosi fino a qualche anno fa, no? Ci deve essere un processo, questo possiamo immaginare come un processo di sviluppo, no? Dentro l'uovo vengono creati come dei moduli, nel processo dello sviluppo si allunga l'animale, ma ciascuno di questi moduli iniziali si sdoppia, così che la variazione è sempre di 1 in 2, quale che sia il numero che viene prodotto, alla fine c'è sempre un'onda di raddoppio. Poi, siccome il primo segmento porta delle zampe che non chiamiamo zampe perché sono usate per catturare le prede, sono animali predatori questi, hanno delle specie di uncini velenosi con cui catturano, un po' come i ragni, con cui catturano le prede, quale che sia il numero di partenza moltiplicato 2, tot 1, contiamo sempre un numero dispari di paio di zampe. Beh, questo è quello che esattamente si è visto qualche anno fa studiando la genetica dello sviluppo, cioè studiando il modo in cui i geni si esprimono nel corso dello sviluppo di questo animale. Allora, questo è un uovo, va bene, è un embrione che sta sviluppando. Quello che vedete in blu, vedete, prima ancora sotto il microscopio vedrei una pallina semitrasparente, ma con delle tecniche particolari è possibile mettere in evidenza
l'espressione dei geni, e queste sono le prime strisce, i primi segni di una modularità, di una periodicità nell'asse del corpo di segmentazione, che cominciano a formarsi dal davanti, queste sono le antenne, verso il dietro. Ora adesso con una bruttissima simulazione, va bene? Questo è quello che succede, questo A sta anteriore, P sta per posteriore. Queste, diciamo, marcature genetiche, prima ancora che cominci a formarsi alcunché dal punto di vista morfologico nell'embrione, queste marcature genetiche sono realizzate da tre geni. Ce ne sono due che cominciano a fare strisce, va bene, in progressione antero-posteriore, partendo dal davanti, e sostanzialmente formano delle bande di espressione, cioè dei punti dove il gene produce una certa proteina, va bene, e uno sopra l'altro, si chiamano odd skip e caudal. Il secondo, caudal, successivamente ha una seconda ondata di espressione dove va a fare una striscia in più in mezzo alle strisce che aveva già fatto prima. E poi c'è un terzo gene, importante, si chiama ingrain, che indipendentemente dal fatto che la striscia di caudal sia quella originaria o quella raddoppiata, va a marcare, d'accordo, quelli che poi diventeranno nell'animale il bordo posteriore di ciascun segmento. Okay? Quindi abbiamo mostrato che per come è fatto il sistema di sviluppo, per come il sistema di sviluppo è controllato dai geni, è molto difficile che questo si scassi al punto da produrre un numero diverso da un numero dispari di paio di zampe. In altre parole, se volete, il punto è questo. L'idea delle forme mancanti non è l'ossessione, va bene, dell'approccio ego-devo, è soltanto un elemento che mette in evidenza una sorta di deficit esplicativo della teoria dell'evoluzione nella sua forma attuale. No? La selezione naturale, una forma abbastanza nota, no? Spiega the survival of the fittest, la sopravvivenza del più adatto, ma non può spiegare the arrival of the fittest, l'arrivo, la produzione di una variante che poi si dimostrerà essere più adatta. Essere la più adatta, essere che potrà, diciamo così, passare il bando di selezione naturale. E qui vi faccio un esempio, ancora più, diciamo, circoscritto, di come entrare in questa logica possa cambiare il nostro modo di non solo di guardare l'evoluzione, ma di studiare l'evoluzione stessa. Parleremo di artropodi. Gli artropodi sono un gruppo molto vasto di animali, anzi, un gruppo più nutrito, più di un milione di specie. Ci sono i crostacei, gli insetti. Quello che vedete tutto a destra è un insetto, è una larva di un tafano. Mille piedi, questo qua rosso, aracni, ragni, scorpioni, e poi scolopendre e quegli altri animali che vi ho mostrato prima, che nel complesso formano il gruppo dei centropodi. Allora, nella diciamo così, tradizionale interpretazione dell'evoluzione degli artropodi, ci siamo sempre fatti un po' guidare da alcuni pregiudizi che non riusciamo a dire. Le cose vanno dal semplice al complesso. Quindi uno cosa si immaginava? Si immaginava un primitivo artropode, una specie di animale vermiforme, segmentato, cioè fatto di più moduli, ma senza zampe, insomma molto semplice, senza caratteristiche particolari. Che poi questi moduli abbiano acquisito ulteriori strutture, zampe, aperture respiratorie, eccetera, e successivamente ciascuna parte del corpo si sia ulteriormente specializzata. Alcune parti sono diventate la zona locomotoria, zampe, altre la zona respiratoria, altre la zona dove per la presa, la manipolazione del cibo e così via. Questa, se volete, no, la visione tradizionale. È un modo per mostrarlo ancora, questo è un anfipode, diciamo così, uno di quei, una pulce d'acqua, va bene, no? L'interpretazione, questo è preso un testo di zoologia, no? Mettono in evidenza tutte le diverse appendici con le loro caratteristiche e il diverso uso che l'animale ne fa. E diciamo così, la metafora del coltellino svizzero, no? è sempre molto, molto presente, anche quando non è esplicita. Adesso vi mostro una cosa che sento anche. Perché in internet si trova veramente di tutto. Ecco. L'idea, no? Come si sono evoluti gli artropodi? Gli artropodi sono un milione di specie. Come
sono arrivati a dominare il pianeta, perché poi c'è sempre la dominanza, no? Allora, i Zanke, per conquistare la Terra ci sono alcune cose che diventano appendici per sentire, per prendere, e soprattutto, dopo di questo, l'invenzione del volo degli insetti, no? La strada, non si sente, insomma, dice, no? L'arma, no? Della conquista del pianeta. Ogni documentario in cui trovate, si parla di qualche gruppo di organismi, quelli sono i dominatori del pianeta. Se è un documentario sui leoni, sono i dominatori della savana, se è un documentario sui batteri, sono i dominatori del nostro intestino. Allora, sono davvero così semplici le cose? Allora, per fare questo, entriamo in una cosa che può sembrare veramente quasi una deriva filosofica o quasi semantica. Dobbiamo chiederci cos'è un segmento. Sembra una domanda un po' così stupida, basta guardare questo simpatico disegnetto, basta saper contare e non dovremmo avere difficoltà a dire cos'è un segmento. Ma quello che vorrei mostrare adesso è che il concetto di segmento è un cosiddetto false friend, avete presente nelle lingue straniere, ci sono quelle parole che uno pensa di riconoscere e invece nell'altra lingua vogliono dire tutt'altro. Bene. Per essere precisi, un segmento, un animale segmentato, è uno che ha strutture che si ripetono lungo un certo asse del corpo. Zampe, in serie, scudi dorsali, in serie, aperture respiratorie, in serie, gangli nervosi, in serie. Questa è, diciamo così, un animale che presenta strutture, si dice, in omologia seriale, che hanno una ripetizione periodica. Ma da qui a considerare un animale segmentato come un animale fatto di segmenti, cioè costituito da moduli che si ripetono, ciascun modulo con le zampe, con il ganglio nervoso, con le aperture respiratorie, il passo è breve. Sembra la stessa cosa, no? Sembra che non si dovrebbe, insomma, sembra, sì, vabbè, forse potrebbe essere più preciso così, magari gli scienziati sono sempre lì a cercare il pelo nell'uovo, no? E è innocua questa misconception in caso, no? Che male può fare? In realtà ci sono alcuni problemi. E ve ne porto due. Ora, uno, ci sono un bel po' di artropodi che, guardate da una parte e dall'altra del corpo, quando uno conta i segmenti non trova lo stesso numero. Questo è sembra un porcellino di terra, ma in realtà un millepiedi. Il numero di unità dorsali è diverso dal numero di unità ventrali. E questo vale per una grande quantità di altri animaletti con un bel po' di zampe. Questo sì, cioè sono animali che non conoscete, comunque il numero di unità dorsali sono maggiori del numero di unità ventrali. Questi invece magari conoscete, questi girano per casa o tra i piatti, tra i vasi di fiori della terrazza, si chiamano scutigere, sono centipiedi anche questi, predatori, si mangiano le zanzare, non ciabattarli, e qua il numero di unità dorsali sono il numero inferiore rispetto al numero di paia di zampe, per dire. E poi i mostri in assoluto sono i millepiedi, no? Allora, già intanto i millepiedi, per ciascuna unità dorsale ci sono due paia di zampe, si chiamano diplopodi, con un nome scientifico proprio per questo. Però già c'è un'altra cosa strana, ad esempio i primi segmenti, anziché due paia di zampe, come tutti gli altri, ne hanno uno soltanto. Allora, due e uno, ci sono segmenti speciali con un paio di zampe, segmenti con un paio di zampe solo, e poi ce ne sono altri, come questo, che sono dei veri e propri mostri. Cioè, c'è soltanto una sorta di correlazione statistica tra il numero di unità dorsali e quelle ventrali. Possiamo ad esempio prendere un individuo con 18 scudi dorsali e questo potrà avere 25, 26, 27, 28 o 29 paia di zampe. Questi non sono centopedi, possono avere paia di zampe in numero pari o dispari, va bene. Oppure, seguono questi, ne scelgo quelli, diciamo, con 28 paia di zampe. Questi possono essere individui con 17, 18, 19 oppure 20 unità dorsali. Primo problema. Altro problema, quello che si chiama elicomeria. Allora, immaginiamo l'asse del corpo di un artropode, no? Di rigide, no? Dello scheletro, no? Pensiamo, tutte articolate tra loro, come una specie di vagoncino di treni, è l'animale modulare, no? Trovo uno sclerite dorsale, cioè uno scudo dorsale, uno ventrale, delle cose di fianco, le zampe, va bene?
io posso immaginare questi moduli come una specie di cinture di scheletro, va bene, che ecco, questo è un segmento anteriore, un altro segmento segue. Questi sono, come è fatto, no? Questi sono tre segmenti, questo è lo sclerite dorsale, questo è uno sclerite ventrale, una pancia, e questo è questo buco da dove esce la zampa, va bene? Ho fatto un buco perché adesso vedrete, le zampe ce l'avrebbero un po' confuso. Dorso, ventre, davanti, dietro. Questo è il modo in cui è costruito un animale modulare, va bene? Classico. Ma quando le cose vanno male, certe volte, nel corso dello sviluppo, succede una cosa che si fa fatica a spiegare se i segmenti sono effettivamente dei moduli. Ed è questa. Allora, è difficile dire qual è il decimo e qual è l'undicesimo segmento, perché, diciamo così, gli scleriti, anziché essere fare delle sorte di cintura, formano una specie di elica continua, va bene, come quando uno sbuccia una mela cercando di, senza interruzione, di realizzare un'unica fettuccia ad elica, e sia per un certo tratto del corpo si evolvono così. Qual è l'identità? Cioè, questo è il, tanto per dire, il 27esimo o il 26esimo? Ed è corrispondente a questo o corrispondente a quello? Cosa dovrei dire dell'identità di queste parti? E questo è quello che effettivamente si osserva in questi animali. Allora, se facciamo un ingrandimento di questa parte della, del tronco visto dorsalmente, e questo, come vedete, questa, fino a qua tutto normale, fino a lì tutto normale, e qui c'è questo, si chiama dorsal misfairing. Cosa succede? In realtà è che nel corso dello sviluppo questi animali diciamo, le parti si costruiscono prima dal ventre e poi man mano si formano verso le plebe, cioè i fianchi, e poi si chiudono dorsalmente. Quindi quello che noi vediamo come uno sclerite dorsale in realtà è dato dall'incontro di due abbozzi che nell'embrione si sono incontrati. Allora, voi immaginate che sia una sorta di cerniera lampo che si può chiudere male, per cui a un certo punto da qualche parte i dentini, anziché incontrarsi correttamente, si crea uno sfasamento, e per un po' questo sfasamento va avanti fino a che poi di nuovo si aggiustano in qualche altra maniera e ricomincia a chiudersi correttamente. Allora, questa cosa qua è quello che succede, è quello che si osserva. Vabbè, questo è un modellino, va bene, dello stesso oggetto. Si fa fatica a incastrarlo in un'idea di segmenti che si costruiscono come modulo, che poi possono finire formarsi male, formarsi bene, essere troppo piccoli, troppo grandi, ma il fatto che non ci sia una vera appartenenza di uno sclerite ad un modulo lo dimostra molto bene questo tipo di studio. Perché ci occupiamo di queste cose? Ci occupiamo di queste cose perché io amo queste cose. Perché, diciamo così, una delle cose in cui questo approccio evodevo si sta, diciamo così, prodigando, è quello di provare a studiare non tanto l'evoluzione, che è storia, ma quella che si viene chiamata l'evolvability, cioè le potenzialità, il modo, le possibilità di evoluzione. Per fare questo, per poter capire come può avvenire il cambiamento evolutivo, tra virgolette bisogna non entrare nella testa degli organismi che stiamo studiando, ma entrare, tra virgolette, nel loro corpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che conta delle loro forme non è come sono fatte, ma il processo che porta a realizzarle. Noi da osservatori esterni vediamo quei due punti, questa è una metafora, va bene? Quei due punti vicini e quegli altri due punti distanti. Quelle sono forme simili e quelle sono forme più diverse tra loro di quanto non siano quelle di sinistra. Ma se noi, anziché prendere in considerazione le forme per come le vediamo, prendiamo in considerazione il processo di sviluppo che ha realizzato queste forme, potremmo scoprire qualcosa di sospettato. Potremmo scoprire che due cose che ci sembrano vicine in realtà hanno bisogno di un sacco di cambiamento a livello dei processi che le realizzano. E due cose che magari ci sembravano così lontane sono in realtà alla portata di una semplice mutazione, un paio di mutazioni, in qualche gene chiave che li caratterizza. Noi abbiamo una visione di osservatori esterni, ma dovremmo prendere in considerazione il modo in cui i caratteri emergono, si costruiscono nel corso dello sviluppo. Perché l'evoluzione è su queste cose che lavora. L'evoluzione vede le forme, le vaglia, ma vagliandole, premiando la riproduzione di un organismo piuttosto che un altro, in realtà porta avanti e il modo in cui, diciamo così, processi di sviluppo. E questi cambiano quando c'è una mutazione genetica. Mutazione non è che cambia un carattere, nel senso che
solo in qualche caso una certa mutazione ad un colore cambia un pigmento, cambia quella molecola, una cosa blu la vedo rossa. Ma in generale gli effetti delle mutazioni, il modo in cui cambia, diciamo così, di generazione in generazione, viene prodotta la variabilità, va a modificare, va a toccare, va a interferire con i processi di sviluppo correnti. E quindi è come è fatto il processo di sviluppo che condiziona quello che emerge da una generazione alla successiva. Ecco allora che forse dovremmo provare a, come dire, rilassare un po' il nostro concetto, no? In fondo questa idea del modulo, questa idea dei segmenti è una nostra lettura, è un espediente molto utile per la descrizione di un animale, ma non è detto che sia il modo in cui, tra virgolette, l'animale vede se stesso, o certamente non è il modo attraverso il quale l'animale costruisce se stesso. Se noi pensiamo semplicemente non tanto ai pezzi del corpo, ma al fatto che ci possono essere molte cose che hanno un'espressione, un andamento, va bene, periodico, lungo l'asse del corpo, espressione genica, concentrazioni di molecole, stati di cellule, stato della matrice extracellulare, e possiamo immaginare che ci possono essere diversi, compresenti segnali lungo uno stesso asse del corpo, di uno stesso organismo. I processi di sviluppo che devono realizzare le strutture hanno a disposizione, se volete, una sorta di così, menu di scelta tra le diverse opzioni. Ad esempio, immaginiamo il processo di sviluppo che realizza le zampe. Dove si fa a fare la zampa? La faccio qua, più in basso, più in alto, più verso la pancia, più verso la schiena? Dove fare la zampa potrebbe essere un processo che è controllato, o che il processo di sviluppo delle zampe interpreta a seconda di dove è massimo quel segnale rosso, tanto per dire. Bene, se lo stesso processo di sviluppo però decidesse di valutare il segnale nero, avrei zampe più finte e ne avrei il numero maggiore. Oppure, se anziché quel segnale valutasse una combinazione di due segnali, il blu e l'azzurro, avrei sempre tre zampe, ma le avrei sfasate rispetto alla condizione prima, precedente. Ecco allora che, tra virgolette, automaticamente abbiamo sia gli animali che ci danno il senso della modularità, come le scolopendre. Allora abbiamo, se questi segnali sono sostanzialmente, diciamo così, hanno lo stesso periodo, anche se sono sfasati tra loro, e ciascuna diversa struttura del corpo, no? Gli elementi dorsali, gli elementi del sistema respiratorio, le zampe, leggono, diciamo che sono controllati da segnali che sono concordanti tra loro, sono in registro tra loro, abbiamo l'effetto del corpo segmentato. Cioè non è che l'animale è fatto di moduli, ma è come se fosse fatto di moduli. E io lo posso descrivere molto bene, posso dire che a livello del primo sclerite, del primo segmento c'è questo, c'è quest'altro, a livello del secondo c'è qualcos'altro e così via. Ma nel caso in cui ci siano segnali con velocità diversa, è altrettanto possibile con lo stesso processo, con lo stesso tipo di interpretazione, avere animali che presentano una discordanza tra il numero di strutture ripetitive che si trovano ad esempio sulla schiena e sulla pancia, oppure fuori e dentro. E su questo, diciamo, chiudiamo con un bellissimo esempio proprio delle scolopendre. Allora, le scolopendre hanno un corpo più o meno molto modulare, va bene, ma quello di cui parliamo adesso è il loro colore. Allora, alcune osservazioni. Le scolopendre hanno circa una ventina di segmenti, va bene, e nonostante viste dalla pancia siano più o meno tutti uguali, vista dal dorso, qui è un po' esagerato lo schema, ci sono alcuni elementi che hanno una sclerite, una schiena lunga, va bene, e alternati ad altri che invece sono più corti. Lungo, corto, lungo, corto, lungo, corto. Poi c'è una cosa stranissima, lungo, lungo, tra il settimo e l'ottavo, questo è così anche in altri gruppi parenti delle scolopendre, e poi si riprende lungo, corto, scusate, corto, lungo, così fino alla fine. Okay? Allora, il colore delle scolopendre, però ci sono delle scolopendre in cui la colorazione, immaginiamo, cioè sostanzialmente il processo che decide la pigmentazione di questo animale ha a disposizione, diciamo così, possiamo chiamarla la semantica della scolopendra, ha a disposizione diverse opzioni di lettura, può decidere ad esempio di fregarsene della segmentazione ed è l'animale con una colorazione piuttosto uniforme che vediamo in questa fotografia. Ma esistono altre scolopendre, altre specie di scolopendra, dove invece viene il processo che si occupa della pigmentazione del corpo legge o va a leggere una informazione di tipo regionale. Va bene,
Se il problema è la colorazione scura, va bene, la colorazione scura si fa davanti fino a un certo segmento e dietro da un certo segmento fino all'indietro. Ma ci sono altri che invece sfruttano l'organizzazione, diciamo così, modulare o ripetitiva degli scleriti dorsali, come questa che è una scolopendra, che anche questa sta da noi, scolopendra cingulata, e c'è una banda scura in corrispondenza del margine posteriore di ciascuna sclerite dorsale. Ma ce n'è una ancora più bella, che è questa, che, notate, è andata a, diciamo così, l'opzione fai lo sclerite scuro, ha sfruttato l'informazione già presente, un segnale, che stava ad indicare quali sono i segmenti, chiamiamoli segmenti se volete, o comunque gli scleriti, per essere più corretti, cioè gli elementi dorsali, che sono quelli corti. Notate che viene rispettata anche la famosa anomalia 7-8, se volete, va bene? Notate, vedete qui, sono due di seguito rossi, e poi si riprende queste corto di nero, lungo rosso, corto nero, lungo rosso. È lì, è disponibile, va bene. Il cambiamento evolutivo si compone di questi intrecci e di queste, come dire, i caratteri, i processi dello sviluppo si coinvolgono alcune informazioni genetiche per un periodo, le abbandonano, si appoggiano da qualche altra parte. Lo stesso processo può passare sotto il controllo di un gruppo diverso di geni, lo stesso processo che realizza una zampa da una parte, un giorno potrebbe essere riciclato per realizzare un corno in cima alla testa, e queste cose è il modo in cui il cambiamento evolutivo procede. Nella, diciamo così, no? Se 30 anni fa un famoso biologo dell'evoluzione diceva l'evoluzione è bricolage, cioè nulla si realizza, no? A tavolino, no? A progetto, ma le cose si fanno sulla base, sfruttando, modificando quello che uno ha già a disposizione, quello che già c'è a disposizione. Beh, adesso modernamente gli studiosi di Agodeo dicono beh, l'evoluzione è bricolage, sì, ma in fondo l'evoluzione è il trucco di insegnare nuovi mestieri a geni, a vecchi geni. Molti di questi organismi hanno gli stessi geni, il modo diverso in cui questi geni cooperano, collaborano, si interagiscono uno con l'altro, realizza la diversità di forme che vediamo oggi. E quindi finisco con questo, perché forse però non si sentirà. Che spiega il cartone dei sospetti. Questo è il film in italiano, è Il Socio, again, The Firm. Forse conoscete, avete visto la storia, c'è lui, insomma, che a un certo punto viene messo alle calcagna questo investigatore, e a un certo punto diciamo così, Gene Hackman, che lo protegge in qualche modo, dice all'investigatore che sta un po' esagerando, no? Non ha niente di cui essere sospettoso, io sono pagato per essere sospettoso esattamente quando non c'è nulla di cui sospettare. Ed è questo. Anch'io, tutti i miei colleghi siamo pagati per essere sospettosi quando apparentemente non c'è nulla di cui sospettare. E questa è il take home message, secondo me. Basta.